Ciao a tutti, ben trovati a Liberamente in presenza dell'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita e segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Ciao carissimo Ciao a Gianfranco. te e a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Che ci stanno seguendo, vedo già delle persone puntualissime che si sono collegate, quindi salutiamo subito Luca Rolfini, Federica Vacca, Alberto August, Alberto, ciao da Cagliari. Alessandro Benigni e Andrea Cavenaghi. Quindi bravissimi, puntualissimi, vi ricordiamo che tutti i lunedì noi siamo in diretta e potete approfittare della presenza dell'avvocato Gianfranco Amato perché potete interagire direttamente con lui dalla sua fanpage su Facebook, Gianfranco Amato Fanpage. Mi raccomando, fategli domande perché non vuole complimenti ma vuole Ma domande soprattutto. spiega dove siamo in diretta oltre che su Facebook. Allora, noi siamo in diretta, oltre che su Facebook, anche sul canale 891 Sky TV, 824 digitale terrestre, 814 dalla Lombardia. Io direi di invocare lo Spirito Santo come in ogni puntata e poi ci racconterai che cosa dirai a tutte le persone che ci stanno seguendo. Bene, nomine Patris, Figlio e Spirito Santi, Amen. Veni, Sante Spiritus, veni per Maria. Bene. Quindi, questa sera che cosa Ma ci no, questa racconti? sera andiamo con una nota un po' triste perché dobbiamo comunicare che ci ha lasciato un amico, un carissimo amico, ma anche un preziosissimo e valente collaboratore del Popolo della Famiglia, che è il nostro Aldo Caserini. Aldo Caserini, di Varese, che è stato anche candidato ed è. Siamo stati oggi al suo funerale. È stato triste, triste davvero, perché tra l'altro per noi è un momento anche particolare, che lui è stato uno dei primi ad allestire questa trasmissione, anzi le primissime trasmissioni Liberamente avvenivano tutte organizzate da lui, che aveva questa passione sconfinata per la fotografia, ha ripreso praticamente quasi l'80% dei video che vedete su YouTube delle mie conferenze. Da 3 anni a questa parte sono stati quasi tutti realizzati da Aldo. Lui è stato il primo, quando già giravamo per tentare di bloccare il DDL Scalfarotto, quindi stiamo parlando di 3 anni, 3 anni e mezzo fa. Quindi ci manca, tra l'altro ci manca anche perché lui è stato capace anche di esortarci in questa passione per la vita che lui aveva, questa passione per la famiglia, anche dei nipoti, e quindi davvero diamo un grande saluto perché sappiamo che in questo momento certamente sta contemplando l'Eterno, è una situazione più fortunata della nostra, per cui ciao Ciao Aldo, Aldo. ecco, magari stasera ci guarderai dall'alto, per la prima volta non guarderai Liberamente da dietro la telecamera come facevi, come hai fatto tanto spesso, ma ci guarderai dall'alto. Tra l'altro siamo debitori di Aldo anche di tutte le esperienze che ci ha dato, e se riusciamo a fare questa trasmissione come la stiamo facendo bene è anche merito suo, per cui lo salutiamo e gli diciamo arrivederci. Grazie Aldo, ti vogliamo bene, di cuore, veramente. Allora, salutiamo le persone che intanto si stanno collegando e si stanno aggiungendo quindi all'elenco. Giovanna Arminio, ciao carissima Giovanna. Dal nord, profondo nord di Bolzano, la nostra Giovannina Calabrese. Antonio Bianco, Patrizio Alessandrini dall'Abruzzo, PDF Abruzzo, ciao carissimo Patrizio. Poi abbiamo Sant'Egidio la Vibrata. Benito Tartaria, lo devo salutare io Benito, io non lo conosco. Chi? No, il mio Sicuramente segretario particolare. un buon padre. Ecco. Poi abbiamo Giovanni Pecora, grande astore.
Poi abbiamo Angela Ciconte, ciao Ciao carissima Angela. Angela, e Susi Esti. Allora, vi ricordo fin da subito di condividere questa diretta sulle vostre pagine di Facebook, fatelo anche in differita affinché tutte le persone con cui avete l'amicizia possano guardare appunto le tematiche, portare avanti le tematiche che porta avanti l'avvocato Gianfranco E il Amato, popolo della è il famiglia. popolo della famiglia. Ci stavi dicendo insomma di che cosa parleremo questa Ecco, sera? no, no, come sapete ormai liberamente è diventato l'appuntamento fisso nel quale presentare i candidati sindaci del Popolo Famiglia. Avevamo promesso lunedì scorso che oggi avremmo avuto una sorpresa e in effetti abbiamo un bello scoop. Stasera presentiamo niente po' di meno che il candidato sindaco di Borgo Manero. E indovina chi è? Beh, lui lo conosco, Alberto Cerutti. Alberto Cerutti, un applauso anche dalla regia, un applauso per Alberto che si è deciso finalmente di fare il grande passo. Ci vorrebbe una trasmissione ad hoc per presentarlo, quindi saremo molto sintetici. In attesa prima di presentarlo, poi di collegarci, io posso solo dire che Alberto è stato veramente uno della primissima ora, altro che San Sepolcrista. Proprio è stato uno dei più entusiasti partecipanti alla costituzione del Popolo della Famiglia. Con lui abbiamo fatto tantissime battaglie, tra l'altro abbiamo costituito il circolo Popolo della Famiglia lì a Novara, di cui io sono anche presidente onorario. hanno voluto farmi gli amici di Novara questo piacere. E abbiamo fatto tra l'altro uno dei migliori, credo, delle migliori conferenze sulla questione del referendum costituzionale, lo ricordo veramente molto molto bene. E abbiamo fatto una festa della famiglia in piazza, insomma, tante 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 cose con Alberto, per cui è con gioia, veramente gioia e amicizia che ho il piacere e l'onore di presentare questa sera il candidato di Borgo Manero. Vai con la Faccio presentazione. una breve presentazione di Alberto Cerutti, 50 anni, si è inserito nelle attività imprenditoriali di famiglia fin da giovanissimo. A 20 anni, infatti, ha assunto la direzione di una società condotta con grandi soddisfazioni sino al 2013, quando, all'apice della crisi dell'edilizia, ha dovuto ristrutturare l'azienda e affidare la governance alla generazione successiva. A 22 anni ha sposato Claudia, che ha condiviso con lui 29 anni della sua vita. Hanno due figlie, ormai grandi, entrambe laureate, ed un figlio di 10 anni, prossimo a terminare le scuole elementari. Alberto e la moglie Claudia sono anche giovani nonni di una meravigliosa bambina di quasi 2 anni. La sua famiglia è il suo tutto, le amicizie importanti, subacquea, karate e sci, gli sport che ama, ma non ha potuto sottrarsi alla vocazione della disperata battaglia per la difesa della vita, in particolare quella nascente. Ha ritagliato nelle pieghe della giornata il tempo necessario e nel 1992 ha fondato e guidato per 25 anni il Centro di Aiuto alla Vita di Borgo Manero, cofondatore su iniziativa di Don Maurizio Gagliardini, l'associazione Difendere la Vita con Maria nel 98, nella quale ricopre da parecchi anni la carica di vicepresidente. Nel 2014 ha scoperto l'ideologia gender ed il pericolo immenso che rappresenta grazie anche al lavoro di informazione dell'avvocato Amato. Ha fondato la pagina Facebook Guai a chi tocca i bambini e partecipato alle prime riunioni milanesi con Invernizzi, Zola e altri di quelli che nel 2015 sarebbe sorto come Comitato Difendiamo i nostri figli, che organizzò i Due Family Day. Cattolico a servizio di Maria, ha sentito la chiamata ad un cambio di passo, la politica, sino a pochi mesi fa tenuta a grande distanza. Oggi è vista come servizio al bene e al buono. Il volontariato offre un'ottima prospettiva per vedere i fallimenti della politica e pensa che sia tempo di contribuire ad invertire la rotta,
che ci conduce al desolante trionfo del falso e del malvagio. Carissimo Alberto Cerutti, io con grande gioia... Mi senti, Alberto? Sì, sono qua. Allora, a te sei l'unico sindaco a cui do del tu, perché ci siamo visti molte volte e quindi veramente sono onorata e ho gioia di sentirti e di conoscerti, sia te che tua moglie, perché ho visto la tua meravigliosa famiglia. Gianfranco, ciao vorrei... Alberto! Ciao Gianfranco, ciao a tutti. Io veramente sono emozionato, ma questa presentazione è andata al di là però delle realtà vere, perché insomma tutta sta gioia per questa candidatura. Io voglio sperare che sia dovuta al fatto che sia anch'io entro a far parte di quelli che si mettono in gioco, niente di più. Io tutt'altro che una persona che si sente degna di rappresentare il PDF, ma insomma, se sto bene a voi, insomma, allora sto bene anche per me, ecco. Mi avete sentito? Sì. Ascolta, ecco. Vuoi dirci qualcosa che ti ha spinto quindi comunque a candidarti? A candidarmi la necessità di testimoniare in prima persona la necessità di entrare nell'ambito della politica, in questo caso della politica locale, ma entrare perché si possa veramente trasmettere e testimoniare che, al contrario di quello che veramente è stato il declino, ma che comunque è degli ultimi 40 anni, quindi non è che sia una novità, si può ancora, anzi si deve ancora pensare al bene comune come fondamento di ciò, di qualsiasi azione che debba essere intrapresa, compresa anzi in primis quella politica. Quando ho lavorato per 25 anni come volontario nelle associazioni, ho avuto la possibilità di vedere il fallimento vero della politica, perché l'associazionismo, l'associazione che si occupa degli altri, si occupa in fondo delle persone che, non considerate dalla politica, rappresentano il fallimento della politica. E questa è una prospettiva che forse potrebbe mancare, perché la mia attività associativa non è stata un'attività, diciamo così, di tipo culturale, eccetera. No, ho sempre occupato degli ultimi, e occuparsi degli ultimi vuol dire anche comprendere e capire di cosa c'è bisogno per riequilibrare la società e il benessere di tutte le persone. Poi non si raggiunge la perfezione, ma insomma, però bisogna partire da una prospettiva assolutamente nuova e una prospettiva diversa, che non è assolutamente, che è il contrario, che è l'opposto della prospettiva da cui si è partiti nell'ambito politico negli ultimi 40 anni. E questa rotta va invertita, tanto per rubare una frase, anzi uno slogan che usa tanto Gianfranco Amato. Invertiamo la rotta. Beh, come avete sentito, Alberto non parla politichese, non è, è lontanissimo dalla politique politicienne cui noi siamo abituati, e questo ci dà grande speranza. È l'uomo che ci serve, il padre di famiglia che ci serve, proprio perché possa gestire una comunità
come Borgo Manero, con la diligenza del buon padre di famiglia. Se gli abitanti di Borgo Manero avessero un briciolo di intelligenza, di sensibilità, non dovrebbero farsi scappare questa occasione d'oro. È uno dei motivi per cui noi ringraziamo, sappiamo che non è stato facile, non sono mai facili queste scelte che ti espongono in prima persona, dove devi giocare la faccia, perché siamo tutti bravi a pontificare, poi quando si tratta di mettere i piedi a mollo, come si dice, ci si tira indietro, no? Perché siamo bravissimi nel armiamoci e partite. Beh, no, Alberto non è uno che ha detto solo armiamoci, ha detto anche se devo partire io parto, gioco la mia faccia, la mia credibilità, la mia persona, mi spendo in prima persona per dimostrare che quello in cui credo è vero, e se devo pagare un prezzo lo pago, perché io sono disposto a rinunciare a qualcosa per dimostrare che quello in cui credo è vero. È uno del giro della compagnia per cui la fede a costo zero è finita, vero o no Alberto? Quella della fede a costo zero è una delle prime frasi che mi hanno colpito, che ho sentito proprio dalla tua voce a Busto Arsizio quando sono venuto nel 2014, credo, o inizio 2015, ti ho visto e sentito per la prima volta. E questa cosa mi ha impressionato tantissimo. E se me lo permetti voglio dire due cose. Una, che finché non si inizia a pagare un po' di prezzo, è possibile che non si sia sulla strada giusta. Perché generalmente il buono e il bene arriva ad un costo piuttosto elevato, non arriva gratis, quindi questo che sto già sperimentando in termini almeno di qualche fatica, di qualche sofferenza, significa veramente che probabilmente è la strada giusta. Inoltre ho anche i costi affettivi, perché per colpa tua Gianfranco, poi ti ringrazierò tutto in una volta, nel luglio, mentre 4 giorni, il 5 di luglio, alla tua presenza è nata l'associazione Popolo della Famiglia Novara Verbano Cusio Ossola, che ho l'onore di presiedere, perché è lo strumento che utilizziamo per il radicamento del popolo della famiglia su questo territorio, e tu sei anche presidente onorario, quindi tranquillo, non devi versare la quota. 4 giorni dopo ho iniziato a pagare il prezzo, perché comunque era opportuno, e sono convinto che sia mi sono dimesso dopo tanti anni da presidente del centro di aiuto alla vita, e lì ho lasciato un pezzo di cuore, perché dopo averlo fondato 25 anni fa, lasciarlo mi è costato tantissimo. Fra 4 giorni, sempre 4 giorni, io non ho capito bene perché è sta cosa, fra 4 giorni non sarò più vicepresidente nazionale dell'associazione Difendere la Vita con Maria, che ho partecipato, alla quale ho partecipato alla fondazione nel 98, e questa associazione ha un compito, si è assunta un compito pastorale incredibile, che è quella di seppellire attraverso delle convenzioni stipulate con le aziende sanitarie e gli ospedali, del seppellimento dei bambini non nati. Questo come gesto di onore e di pietà, onore perché l'uomo è riconosciuto e deve essere riconosciuto tale anche quando è molto molto piccolino. Bravo. Come quando è nella pancia della mamma. Bravissimo. E la pietà, perché quando un uomo perde la vita,
anche se così piccolino, per qualunque ragione sia, voluta o anche per ragione spontanea, ha la necessità di essere seppellito e riconosciuto, e questo tra l'altro nel tempo, negli anni, dopo che la nostra associazione ha seppellito oltre 100.000 bambini, ripeto 100.000 bambini, abbiamo anche scoperto che il gesto, l'atto e la presa di coscienza da parte delle mamme e dei papà che hanno perso i bambini, sapendo che vengono seppelliti, questo crea grande consolazione. Ma chiedo scusa di questa divagazione, ma anche qua il prezzo di non essere più vicepresidente, perché anche qua io non posso avere cariche che mi dovessero legare poi dal punto di vista del messaggio politico che in un modo o nell'altro bisogna iniziare a portare, anche questa è un carico di dolore che in questo momento mi emoziona. Ho appena terminato l'ultimo direttivo a cui parteciperò a Palomeno con la carica di vicepresidente, che per me è un onore incredibile, perché conto che quando sarà il mio momento mi faccia, mi permetta uno sconto rispetto al purgatorio, una cosa su cui contavo. Scusate per questo, forse mi sono dilungato un po' troppo, però è un prezzo che comunque dobbiamo pagare, se non per noi, per le generazioni che vengono. Certo, e anche certo. L'essere diventato nonno a 50 anni mi ha proiettato in una dimensione generazionale che riguarda il futuro, che non mi ha permesso più di essere tranquillo e di essere in pace. Dobbiamo assolutamente dare una possibilità alle persone che tendenzialmente sono buone, ma sono tradite da disegni che sono impressionanti, di riprendere consapevolezza e ragionevolezza sufficienti per interrompere questo percorso diabolico e disastroso e ritornare a riprogettare, quantomeno ritornare a riprogettare la propria vita, la propria società, a partire dal centro fondamentale che è la famiglia. Bravissimo. Individuati i bisogni della famiglia, abbiamo individuato i bisogni della società. Bravo. Non ti preoccupare comunque, Alberto, ti sia di consolazione la promessa evangelica del nostro maestro, che disse: chiunque rinuncerà a qualcosa per me, per le mie parole, per la verità, riceverà il centuplo. Quindi nulla, nessuno resterà senza ricompensa, anzi otterrai molto di più di quello che hai rinunciato per lui. Un abbraccio e un saluto al nostro Alberto. Ciao carissimo Alberto, un abbraccio a tutta la tua famiglia. Ciao. In bocca al lupo, ti sosteniamo. Verremo a trovarti a Borgomanero. Ciao Alberto, ciao. Ecco, bene. Quindi ringraziamo Alberto per le sue parole, che veramente sono state anche toccanti. Averne di candidati sindaci così. averne, ma ce ne avremo, eh. Poi vi sollecito ancora a condividere questa diretta, fatelo anche in differita sulle vostre pagine di Facebook, e vi ricordo che ci potete seguire dall'891 Sky TV, dal canale 824 digitale terrestre, 814 dalla Lombardia. Salutiamo anche le persone che intanto si sono... Domande, ragazzi, domande! ...collegate con noi. Beh, adesso di domande ce ne sono poche, però voglio salutare Nicola Pasqualato,
ricordato che tra l'altro vedremo tra poco, perché tu hai una conferenza organizzata da lui con Luca Di Tolve. Con Luca Ci Di vediamo. Tolve. Il 23, il 24, il 23 siamo a Verona, poi lo diremo. Poi salutiamo Raffaele Adinolfi del Grande Raffaele. È sempre memorabile quel tramonto di Vietri, Raffaele. Poi tra poco ci vedremo a Ischia, Ischia Napoli 29-30, fine mese torno in nella Felix Campania. Bene, e anzi vi dico che se qualcuno vuole fare delle conferenze con l'avvocato Gianfranco Amato insieme a Giuseppe Povia, potete mandare un messaggio sulla fanpage Gianfranco Amato, oppure se volete aprire circoli del Popolo della Famiglia o anche collaborare per creazioni di liste o sostenere le liste che già si sono create, potete mandare una email al nostro coordinatore nazionale, Nicola Roma @hotmail.it. Perfetto. .com. Continuiamo a salutare Gerardo Astore, poi Luca Molinaro che ringrazia anche Alberto e gli dice sei unico. Marco Pennetti, Anna Russo, Cecilia Maria. Marco Pennetti, abbiamo cenato, siamo stati a Assisi. Vai. Bene. Poi Leonardo De Stefano, Dio protegga sempre questi magnifici uomini di buona volontà ed il Popolo della Famiglia. Poi abbiamo Luca Zama, anche la tua fanpage con Emanuele che ci saluta. Cecilia Maria Biancarelli dice lunedì 3 aprile per la prima volta viene a parlare nella mia zona Nicola Di Matteo, preghiamo che la gente risponda. Preghiamo. Beatrice Ulmi, come mi devo comportare con un familiare cugino che ci ha comunicato che vuole cambiare sesso? Devo parlargli o lo escludo dalla nostra vita? Parlagli, cerca di convincerlo che la realtà si impone, sicuramente ha qualche problema, per cui la cosa migliore in questi casi è parlare, affrontare, escludere è sempre comunque un errore. Salutiamo anche Irene Staiano, Paola Gaz che dai Paola ci dice, aspetta perché mi salgono i messaggi, scusa Paola, cerco di riprendere il tuo messaggio che ogni volta mi risale, niente, non riesco, aspettate. Ci riprovo l'ultima volta, dai, niente, mi risale il computer, non so perché. Comunque, Marco Pennetti, ciao Gianfranco, un saluto dall'Umbria. Alessandra Mondrelli che si è appena collegata con noi e oggi un po' in ritardo, vi ricordo, mi raccomando, di condividere sulle vostre pagine di Facebook questa diretta. Io direi, Gianfranco, possiamo anche far vedere adesso il video? No, diciamo due cose, intanto i prossimi appuntamenti di giovedì e venerdì che sono molto importanti. Io direi che l'appuntamento di giovedì a Verona è un incontro mio e di Giuseppe. Noi saremo a Verona a sostenere la candidatura di Filippo Grigolini, che è molto importante, il nostro candidato sindaco, e poi il giorno dopo siamo a Treviso, anzi poi la regia ci dice a Monastir per l'esattezza, in un convegno insieme a Luca Di Tolve, organizzato dal nostro Nicola, dal grande Nicola, ecco vediamo, quello sarà un momento molto interessante, tutti coloro che potranno essere presenti, io invito di essere, perché vale veramente la pena, la testimonianza di Luca unita anche a quello che io dirò è un momento prezioso che merita di appunto non essere perso. Queste sono le due cose più importanti della settimana. L'ultimo weekend, come sapete, è stato estenuante, abbiamo fatto il giro dell'Umbria, ma soprattutto il momento molto, molto, molto significativo è stato la fondazione, il coordinamento regionale della Toscana. Siamo stati ospiti di Don Francesco Capolupo, un sacerdote splendido,
della genia dei sacerdoti, del popolo e della famiglia. È stato lui che ha voluto questo momento di raccolta, di coordinamento fra tutte le realtà del popolo e famiglia che sono sorte, Arezzo, Poggibonsi, Siena. Abbiamo fatto una messa, tra l'altro è stato bellissimo perché direi anche emozionante sentire Don Francesco che nella messa appunto, domenicale aperta a Coram Populo, prima della benedizione, ha chiesto di pregare per l'attività del popolo e della famiglia. Cioè, se tutte le omelie, le domeniche, tutte le chiese si chiudessero così, si farebbe un grande servizio alla verità, un grande servizio alla famiglia, un grande servizio alla fede. Allora, intanto Patrizio Alessandrini ci dice che è nato il PDF Pescara. Bravissimo Bene, Patrizio. Poi abbiamo stanno sorgendo veramente come i funghi dappertutto. Luca Molinaro, avvocato. Ottimo il progetto per il reddito di maternità. Cosa si potrebbe fare per tutte quelle persone che avrebbero bisogno di andare in pensione anche per creare nuovi posti per i giovani? E anche questo è un altro aspetto che stiamo curando. Oltre al reddito di maternità c'è poi il reddito di assistenza, è un'altra ipotesi che stiamo studiando per coloro che devono assistere dei disabili gravi nella propria casa, per cui vorremmo dare anche, stiamo studiando se ci sono le condizioni, la possibilità a un familiare di essere libero tra scegliere tra il lavoro e la possibilità di assistere un grave disabile. E poi c'è anche il grande tema del turnover, perché noi come sapete viviamo in una condizione devastante, per cui abbiamo un tasso di natalità bassissimo, credo ci pone all'ultimo o al penultimo posto tra gli 89 paesi che compongono le Nazioni Unite, e abbiamo una popolazione che invecchia sempre di più, quindi ci sarà un problema e lo affronteremo anche questo di appunto proprio turnover generazionale. Un saluto da Don Pietro Cutuli che ha preso parte alla sessione. Don Pietro, che è oltre a essere un pastore coraggioso, perché i preti coraggiosi sono sempre una rarità, lui è anche un prete santo. Santo, io ho avuto la possibilità di sperimentarlo, sono stato ospite anche da lui, abbiamo fatto un'adorazione notturna. È veramente un santuomo di Dio. Averne preti così. Ciao. Antonio Valerio, ci dice: qual è la vostra posizione sul versante della moneta a debito e della moneta a credito e sui trattati truffa che impoveriscono la famiglia e leniscono la dignità della persona umana? Come vedete le battaglie su questo fronte dell'avvocato Marco Vie, amico, Mori? Antonio. Antonio, vieni ad ascoltare me e Giuseppe Povia, appena puoi. Lì parliamo esattamente di questo. Poi abbiamo Gabriella Maglia che si è appena collegata e che salutiamo e che invitiamo a condividere questa diretta sulla sua pagina Facebook, ma fatelo anche chi ancora non l'avesse fatto, fatelo anche in differita. Poi Paolo Valiera, Michele Battistelli, salutiamo il nostro presidente Grande Michele. Michele del Principato di Marialonga, Lerici, anzi io Michele approfitto perché devo recuperare un 2 o 3 giorni di riposo, per cui prepara la canonica perché mi tocca venire, dovrei scrivere anche un libricino, così unirei l'utile al dilettevole, mi riposo e scrivo. Nicola Pasqualato ti chiede: l'attività del caregiver, cioè il familiare che assiste il disabile Caregiver. accudendolo a casa ma compensato del reddito perso per il fatto che deve lasciare il suo lavoro? Sì, questa è un'altra ipotesi di cui stiamo lavorando, il caregiver. Tra l'altro su questo abbiamo la grande esperienza di Nicola Pasqualato e di sua moglie sull'autismo, loro si battono da anni. Adesso sto cercando di elaborare una proposta, come è stato fatto per il reddito di maternità, anche su questo, perché
è un tema che molto spesso in giro per l'Italia mi sono, perché è incredibile, è un mondo sommerso. Hanno ragione Nicola e Maria Chiara, è un mondo sommerso. E la cosa più vergognosa è che la politica finge di non conoscere questo mondo. Carla Cristiana dice: abbiamo tante persone, famiglie, anche straniere con tanti figli, che cerchiamo di sostenerli, ma sono anche senza lavoro. Perdono tutte le case e le banche gliele svendono. Cosa si potrà fare? Anche su questo c'è, io che sto girando l'Italia, come sono rimasto colpito, qualcuno di voi l'avrà letto nel mio articolo sulla chiusura domenicale dei negozi, no? La vicenda di quell'uomo di 50 anni che licenziato perché la ditta era fallita dove lavorava, dove ha sempre lavorato una vita, si è trovato poi costretto ad andare a recuperare un lavoro precario in un supermercato dove lo costringevano a lavorare anche la domenica. E lui piangendo, io ho visto un uomo di 50 anni piangere, mi ha detto che era costretto a fare questa cosa, ma che aveva praticamente distrutto l'unico momento in cui tutta la famiglia stava insieme, cioè il pranzo della domenica. Perché anche la moglie lavorava, un'altra figlia aveva la pausa pranzo, un'altra figlia era fuori scuola. Questi si trovavano una volta. A pranzo la domenica si trova tutta la famiglia e questa condizione gli ha impedito anche l'unico momento di comunione di questa famiglia. E lui mi ha detto: mi sento uno schiavo, perché no, non posso rinunciare a questo. Ecco, questa roba qui è vergognosa, è una delle prime cose che faremmo se andassimo al governo, sarebbe proprio questa di almeno salvare, riprenderci la domenica, la festività, che tra l'altro sarebbe il giorno del Signore destinato al riposo, ma ormai sappiamo che. Poi, ecco, dicevo, come sono rimasto colpito da questo episodio, sono rimasto colpito anche da altro. Ho un'altra famiglia, anche qui con il padre di famiglia, il pater familias, che era anche lui sulla cinquantina. E questi sempre a causa della crisi, perché nessuno dice che si sono chiuse dal 2009 100.000 aziende, ne falliscono a un ritmo quotidiano impressionante, no? Alla faccia, però sentiamo i nostri politici che cantano come il ministro Orlando Zingara e ci tirano un po' su di morale, ma è una tragedia questa qua. È uno di questi. Quest'uomo che ho incontrato, queste esperienze che incontro in giro per l'Italia, aveva un mutuo, una casa, ovviamente privo di reddito non ha più potuto pagare il mutuo, la banca, le banche sono ovviamente, hanno il loro mestiere, ma sono prive di pietà da questo punto di vista, ha dovuto pignorare, vendere all'asta e loro si trovavano, che praticamente hanno vissuto per un certo periodo dai suoceri, poi non hanno più potuto. E stavano in macchina. Adesso hanno risolto la situazione perché alcuni amici sono riusciti a recuperare un camper e quindi vivono almeno in una condizione di simil casa, in questo camper, in mezzo alla strada. E la politica cosa risponde? Confetti arcobaleno e stepchild adoption, perché questi sono i veri problemi dell'Italia. Dare un figlio a Tiziano Ferro. Paola Ganz ti chiede: cosa ne pensa del DDL sul testamento biologico? Io temo che passerà e sono inorridita e spaventata. Ormai siamo alla deriva eutanasica, ormai guardate, è veramente agghiacciante, si è persa, perché il problema fondamentale di tutta questa rivoluzione antropologica, sapete qual è? È che si è persa la distinzione tra il bene e il male, tra la vita e la morte. Cioè, stiamo facendo un salto indietro di 2000 anni, come se il cristianesimo non ci fosse mai stato nella civiltà occidentale europea. Oggi siamo al suicidio, come il suicidio di Seneca, di Nerone, degli stoici. C'è cioè un modo dignitoso per uscire
perché non c'è nulla, non c'è prospettiva, non c'è trascendente, non c'è niente. Abbiamo azzerato 2000 anni di cristianesimo. Beh, se questa è una conquista. E poi adesso, veramente, aberrante, continuare a leggere espressioni come vita non degna di essere vissuta. Questo bombardamento. Ma ragazzi, e si vuole. E si fa fatica a ricordare che vita non degna di essere vissuta è la traduzione letterale di Lebens und Wertes Leben, espressioni che hanno coniato i giuristi tedeschi degli anni 30, 40, nazionalsocialisti. Stiamo tornando lì, stiamo tornando lì. Perché ovviamente se tu togli la prospettiva della fede, e beh, in una dimensione che resta biecamente materialista, e beh certo, che senso ha? Meglio farla finita. Tanto veniamo dal nulla e andiamo verso il nulla, tanto vale farla finita il prima possibile, se non sei in condizione degne di vivere. Gerardo Astore mi dice di leggere la sua domanda. Ti chiedo e ti invito a riscriverla perché purtroppo non riesco più a tornare su con il computer. Allora, poi abbiamo Carla Cristiana, quanta sofferenza ormai nella nostra società. Mi vengono le lacrime agli occhi. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare tutto il possibile per ridare loro la dignità. Luca Molinaro, tra l'altro, come lei ci insegna, non parlano del fatto che da dopo il 58 siamo per la prima volta in deflazione. Ecco sì, tra l'altro, oltre a essere una società tecnicamente fallita, in crisi profondissima, in recessione, adesso siamo anche in deflazione, ma il punto è sempre lì. E la politica cosa ha da dire rispetto a tutto questo? Niente. Confetti e arcobaleno e adozione alle coppie gay e utero in affitto, che rende tanto. Renata Franzolini, abbiamo perso il centro. Poi abbiamo Gabriella Maglia, grande generale, anche in Toscana si cammina. Sì, è stata un'esperienza bellissima, lì c'è qualcosa di grande che sta nascendo, la Toscana mi sta particolarmente a cuore, la seguirò io personalmente. Ci stanno sollecitando a far vedere il video perché poi i minuti scorrono Ah, va e bene, dobbiamo onestamente. anche sorbirci questa cosa qua. Adesso vi facciamo vedere uno scoop, un brutto scoop. Chiamate amici, parenti. Ciao, in molti hanno visto lo scherzo che ha fatto Fedez alle Iene, no? Nella stessa puntata però ci siamo resi protagonisti anche di un altro episodio. Ci hanno chiesto che cosa pensavamo degli haters odiatori delle famiglie Arcobaleno, no? E noi abbiamo risposto come sempre rispondiamo agli haters, cioè con un dito medio. Però questi haters che si vogliono sempre mostrare, si definiscono politicamente scorretti e controcorrente, si sono sentiti offesi per cosa? Per un dito medio. Wow! Uno in particolare si è adirato tantissimo, un certo Mario Dinolfi. Mario Dinolfi è un commento su YouTube che ha preso una forma umana e utilizzando Guccini ci ha definito dei buffoni. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Ognuno di noi ha una sua idea politica. A volte arriva da delle esperienze personali, a volte è filtrata attraverso delle vecchie ideologie. Sapete qual è la mia idea politica? È non rompere il cazzo al prossimo, cioè permettere a tutti di cercare la propria strada verso la felicità. Io infatti posso capire e rispettare le idee di tutti, ma se la tua idea politica è togliere la felicità agli altri, limitare i diritti degli altri, rendere infelici gli altri, allora tutto quello che ti meriti è questo. Credo che nel 2017 in Italia la politica abbia sovrascritto il buon senso. Cioè, se oggi ti interessa la felicità di qualcun altro, i diritti di qualcun altro e, oddio, non si voglia mai, di qualcuno diverso da te, vieni automaticamente etichettato come radical chic, come politicamente corretto. Provate voi allora a darmi una definizione politica. Io credo che tutti dovrebbero essere liberi di sposarsi e mettere su famiglia. Credo anche però che ognuno
abbia il diritto di difendersi come vuole e con tutti i mezzi necessari dentro la propria casa. Credo anche che un bambino sia più felice in una casa con due mamme o due papà piuttosto che in un istituto a fissare il soffitto aspettando qualcuno che non lo vuole. E che cosa sono allora io, di destra o di sinistra? Ditemelo voi. Io credo semplicemente che queste sono idee di una persona sicura della propria sessualità. Poi non capisco tutto questo odio che avvolge la vita di certe persone. Io ad esempio ho fatto la cresima, la comunione, mi sono anche sposato in chiesa e Gesù ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Non ha balbettato, ha detto proprio così. Non ha detto ama il prossimo tuo tra le gay. Poi vorrei dire una cosa a tutte quelle prostitute dell'attenzione che farebbero, direbbero qualsiasi cosa pur di stare 10 minuti in TV o di avere un trafiletto sul giornale. Smettetela, perché se la televisione aggiunge 10 kg, l'omofobia ne aggiunge almeno 100. Ti piace questa come politicamente scorretto? Do. Carissimo DJ Axe, che tra l'altro io seguivo da giovane, perché io sono ancora giovane, ringraziarti per questo, mandarmi a quel paese, no, perché anch'io faccio parte di quei 2 milioni di persone scesi in piazza per Family Day, perché in realtà non hai mandato solo a quel paese Mario D'Onofrio, ma hai mandato a quel paese mamme come me, bambini piccoli, c'erano anche neonati, c'erano nonni, nonne, che veramente hanno pagato di tasca propria il biglietto per partecipare a questi grandi eventi che sono i due Family Day, a cui veramente dobbiamo tantissimo, perché c'è stata una mobilitazione miracolosa. E non solo perché c'erano 2 milioni di persone nell'ultimo Family Day, ma c'erano tante persone anche a casa che poi in realtà magari sarebbero volute venire, ma non erano presenti. Gianfranco, cosa vuoi che... Cosa devo dire? Dico che ha perfettamente ragione Giuseppe Povia, è la domanda che io mi pongo. Ma perché dei decelebrati devono andare in televisione a parlare? Gente a cui devi cercare con la lente di ingrandimento un neurone dentro la scatola cranica, devono andare... Gente che non ha niente da dire se non queste banalità volgari, deve andare in televisione, e noi che avremmo tanto, troppo da dire, siamo totalmente censurati. Perché? Per un motivo molto semplice, che ripetiamo tutte le sere, Giuseppe Dio. C'è una dittatura. Chi comanda il mondo? Comanda il mondo quell'elite, quella lobby che vuole appunto far parlare i J-Ax, i Fedez, questo trash, questa spazzatura. Perché fa bene alimentare il pensiero unico. Questi sono dei servi sciocchi, dei prezzolati, delle ugole prezzolate che servono la dittatura del pensiero unico. Tra l'altro, anche qui, quante volte dovremo sorbirci questa fesseria, questa bufala, perché è una bufala, ma bufala, per cui meglio un bambino data una coppia gay che non in orfanotrofio. Ma questo J-Ax, come si chiama, ma sa di cosa parla? Ma sapessero di cosa parlo? Lo sa questo J-Ax che per ogni bambino che il tribunale dei minori dichiara notabile, perché così funziona, così, caro J-Ax, non è che i bambini, c'è una lista di attesa di una decina di famiglie eterosessuali che, scelte fra centinaia, perché anche lì c'è una selezione. Se sei eterosessuale la selezione è durissima, se sei omosessuale va bene tutto. Per ogni bambino, caro Giax, ce ne sono 10 coppie che aspettano in lista d'attesa. Quindi non esiste proprio questa roba qui. Infatti quando glielo dici, poi loro cosa ti replicano? E Giax sarebbe uno che ti farebbe, visto il quoziente intellettivo che ha, questa obiezione. Beh, allora andiamo in Africa a prenderli, no? È peccato che in Africa ci sono dei paesi che hanno degli ordinamenti giuridici e tu non puoi andare lì e rubare i bambini. Sì, si faceva, si chiamava schiavismo, però se vogliamo fare i nuovi schiavi, andare a prendere i bambini per le coppie omosessuali, non mi sembra un grande progresso, ma nell'ottica di tutti coloro che
vogliono fare un passo indietro verso la schiavitù, compresi quelli dell'utero in affitto, peraltro. Ma io dico, perché oggi in Italia abbiamo ancora viva la grandissima tradizione dei cantautori, anzi direi quasi del grande teatro canzone di Gaber, e c'è uno come Giuseppe Povia, che ha vinto tra l'altro un festival e un altro quasi, e questa gente si deve spacciare per il mondo dello spettacolo, deve essere riempito da questi personaggi di infimo livello. Caro Jax, vinci un premio a Sanremo, impara a cantare, ma impara a comporre, perché ci vuole anche, bisogna sapere formulare un pensiero compiuto in italiano, e poi definisciti cantante. Anzi, comunque, facciamo vedere a Jax, no? No, perché voglio dire che siccome DJ Jax, no, lui ha i mass media, noi non ce li abbiamo purtroppo, condividete questa diretta, fatelo anche in differita sulla vostra pagina di Facebook, perché è un piccolo gesto ma grande e importante per noi. Intanto sono arrivati diversi commenti, alcuni non li leggo perché sono un po' come il gesto di DJ Jax e noi non vogliamo essere a quelli. Se li merita tutti. Allora, di cuore. Ci dice Nancy, Manuela, dobbiamo trovare la sicurezza per tutti noi. Paolo Valliera, buonasera avvocato, come ci hai detto anche a Udine questi personaggi hanno seguito perché siamo anestetizzati, la dittatura cresce perché la gente accetta tutto supinamente. Poi abbiamo Beatrice Cordan, Nancy, il progresso deve fare scelte giuste, non errate. Salutiamo anche Rosanna, vabbè, ignorante, vuoto, non sa neppure cosa dice. Quello che mi preoccupa è che è la gente che lo segue, e questo ci dà il polso del livello intellettuale dell'Italia di oggi. Poi abbiamo anche Angela Donato, che si è appena collegata con noi, Alexander Romelli, poi abbiamo Paola, a vederlo sembra che faccia, vabbè, uso di sostanze non stupefacenti. Ecco. Salutiamo anche Carlo Bellotti, che ha appena preso grande parte alla sessione. Carlo, cosa ti sei perso? Riguarda in differita. Vito Di Lorenzo, mi piacerebbe vedere in TV un faccia a faccia ad Inolfi e DJ Jax per vedere che figura farebbe questo bambino. Il problema è che non fanno mai parlare entrambi, ma sempre solo una linea che sappiamo che è quella, insomma, della political correct. Rosa Grazia Pellegrino, per ignoranza perisce il mio popolo. Vito Di Lorenzo, grande generale. Poi Gerardo Astore, qui si dice una parola e poco, due sono troppe, non merita altra attenzione. Quindi, poi anche l'idea anche di storpiare in questa maniera Vangelo, fede, Gesù Cristo, cioè, è proprio questa roba per cui si permette di pontificare, stare sul pulpito e ci dice che Gesù ha detto ama il prossimo come te stesso, quindi... Cioè, non sanno neanche la distinzione tra peccato e peccatore, ma è inutile neanche perla, perché sulla scia dell'ama il prossimo tuo come te stesso, allora ama tutti, fai fare a tutti quello che vogliono, no? Questo mi pare il messaggio, quindi ama il pedofilo come te stesso, ama il mafioso come te stesso, ama il ladro come te stesso. Il problema è che siamo a un relativismo assoluto, per cui abbiamo perso la distinzione tra il bene e il male, totalmente, dove qual è l'unica cosa che conta, l'unico orizzonte valoriale è l'autodeterminazione, la quintessenza dell'egoismo. Quando io sto bene con me stesso, tu vivi e fatti i fatti tuoi, dice, e fai fare agli altri i fatti loro. Per cui e si è persa completamente la dimensione sociale, aristotelica, il fatto che è andato tutto a farsi friggere in nome di un'autodeterminazione che è falsa libertà.
Jax, è falsa libertà quella roba lì, non è libertà. Infatti Nicola Pasqualato dice: qualcuno spieghi al signor DJ Ax che l'omofobia è il rifiuto che abbiamo tutti noi genitori al fatto che venga insegnato a scuola col gender ai nostri figli che l'omofilia sia una cosa plausibile o addirittura bella. Poi tra l'altro quando anche questo signore avrà un figlio forse capirà che cosa vuol dire. Io direi quindi, Gianfranco... No, direi, siccome si spaccia per cantante... Ascolti, facciamogli ascoltare un cantante vero, una musica vera, facciamogli ascoltare. Buona salute a tutti noi, sì, bene? Grazie. Prego. Bacino permettendo. Bravo. Dobbiamo salvare l'innocenza, è l'unica speranza per fermare ogni forma di violenza, per lavare la nostra coscienza e ai bambini insegnare il rispetto e l'amore e che tutto si può dire ma senza ferire, insegnargli la meraviglia di come si nasce e non come si deve o non si deve diventare, perché no, lasciarli scoprire, lasciarli sbagliare, da soli capire, perché in fondo sono solo bambini, ma quale progresso, che sono solo bambini, lasciamoli fuori dalle nostre battaglie, fuori dalle nostre guerre, fuori dai nostri egoismi, perché la vita non si vende, non si inganna, perché ogni cuore nasce da una donna, non c'entra niente il sesso, e poi si vive, e poi si cresce, si capisce, e se si sceglie o non si sceglie, ciò che importa è stare bene con se stessi, dai, che siamo tutti diversi, e anche se l'amore è un istinto universale, e non possiamo fare senza, ma dobbiamo salvare l'innocenza. Non c'è fretta per vivere e provare, per ogni cosa c'è un tempo per sapere, e in un mondo che è tutto un controsenso, in un mondo che è sempre meno attento, scelgo ancora di chiudere gli occhi, staccarmi da tutto, ascoltarmi in silenzio, ma i bambini sono solo bambini, ma quale progresso, che sono solo bambini, lasciamoli fuori dalle nostre battaglie, fuori dalle nostre guerre, fuori dai nostri egoismi, perché la vita non si vende, non si inganna, perché ogni cuore nasce da una donna, non c'entra niente il sesso, e poi si vive, e poi si cresce, si capisce, e se si sceglie o non si sceglie, ciò che importa è stare bene con se stessi, dai, che siamo tutti diversi, e anche se l'amore è un istinto universale, e non possiamo fare senza, ma dobbiamo salvare l'innocenza. Oh. E anche se l'amore è un istinto universale, un bambino ancora sogna quando dice: mi ha portato
la cicogna. J-Ax, hai sentito Dobbiamo salvare l'innocenza di Povia? Bene. Impara a usare la voce, impara a comporre una canzone e impara a usare il cervello. Ciao! Ciao, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle ore 20 con Liberamente. Ciao!